Amici di Ciao Como, ben ritrovati. Siamo in compagnia di due ospiti molto speciali per parlare di un evento che si terrà il 21 settembre nell'auditorio della Camera di Commercio a partire dalle 20:30. Vi presento subito il dottor Furio Zucco, presidente dell'associazione Presenza Amica. Buongiorno dottore, benvenuto. La dottoressa Enrica Colombo, che è presidente dell'associazione Il Mantello. Allora, dicevamo, per la prima volta a Como arriva un evento, dottore, sulla consapevolezza. È un format che è già stato testato in altre due città, parliamo di Bergamo e Milano. Milano. Sì. Da cosa nasce questa idea? La nostra è un'associazione di volontariato e i volontari che si occupano di cure palliative, di assistenza, anzi di aiuto ai malati e alle famiglie negli hospice al domicilio, ci hanno segnalato una cosa che era evidente, ossia che i malati e le famiglie nella fase finale della vita non sono consapevoli nella maggior parte dei casi di quello che sta succedendo. Questo è un tratto tipico della nostra cultura italiana, oserei dire. E quindi ci siamo posti il problema di come è possibile o sia possibile modificare questa situazione. E quindi una serie di iniziative, di incontri con la popolazione, non tecnici, ma che affrontino questa tematica. La nostra idea è di contribuire a modificare la realtà, naturalmente, in qualche anno. Certo. Enrica, voi sul territorio siete molto conosciuti per la diffusione della cultura delle cure palliative. Questa serata è fortemente voluta anche da voi. Qual è l'obiettivo? Premetto, le cure palliative possono solamente sfidare quella che è un po' l'ideale della nostra società, tutti giovani, tutti belli, tutti sani, tutti senza età, no? Quindi noi invece che viviamo accanto alle famiglie in difficoltà, ai malati, eccetera, da bravi, amiamo definirci sani terminali, sani speriamo, terminali di sicuro perché uomini, da bravi sani terminali, un po' come provocatoriamente, così ci definiamo. Vogliamo continuare un percorso di consapevolezza, un percorso che noi anche come associazione abbiamo già iniziato con degli eventi ad hoc sia nel 2007 che nel 2012 e poi proseguito appunto con eventi sul tema e continuiamo a interrogarci su questo, lavorando sulle nostre fragilità e su come accompagnare poi quelle degli altri, perché questa è la nostra mission. In questo periodo si parla molto di legge sul fine vita, di direttive anticipate, di scelte. Ecco, noi in questa serata vogliamo approfondire con l'aiuto di esperti il concetto di consapevolezza, perché non è, lo diamo tutti molto scontato, ecco, non è così semplice e soprattutto ribadire che senza consapevolezza le scelte perdono molto di significato. È molto difficile fare delle scelte se prima non si è fatto un percorso. Ecco, Presenza Amica, così come il Mantello, da sempre è vicina ai pazienti, ma anche alle famiglie, che è un aspetto importante da sottolineare, dottore. Ecco, possiamo spiegare in concreto cosa fate per sostenerli in questo percorso, sia il paziente che poi la famiglia che comunque vive le difficoltà di questo momento. E la scelta di Presenza Amica, che in questo è gemella al Mantello e non è un caso che organizziamo insieme questa iniziativa, è stata quella di scegliere di fare solo volontariato. Ossia, Presenza Amica non eroga cure palliative, supporta naturalmente ed integra l'equipe di cure palliative nell'area di Garbagnate e da quest'anno anche alla Dognocchi di Milano, all'Hospice Dognocchi di Milano di Palazzolo. E cosa fanno i volontari? I volontari fanno da una parte quella che in termini tecnici viene definita la relazione d'aiuto. Cioè stanno vicino, ascoltano, entrano in punta di piedi e fanno compagnia, si relazionano in una fase in cui i malati, noi preferiamo chiamarli così, sono spesso soli e quando non sono soli hanno un nucleo familiare spesso una fase di criticità ed ecco che il volontariato esperto, quindi non fa intervento infermieristico, intervento di assistenza sociale, intervento di riabilitazione, ma ascolta, è vicino e solamente dopo la fase di relazione d'aiuto di vicinanza, i familiari ci dicono: ah, se l'avessimo saputo prima.
fianco di queste iniziative Presenza Amica finanzia e supporta altre attività tipo lo Sciazzo in Hospice, la Paino Hospice e la consegna di presidi ausili a domicilio, tutto gratuitamente e tutto gratuitamente sul serio, ossia noi non abbiamo convenzioni onerose col Servizio Sanitario Nazionale. Questo come succede, come è possibile tutto ciò? Beh, grazie ovviamente alle donazioni. Certo. Erika, Mantello è conosciutissimo sul territorio, ma può comunque ricordare quali sono i progetti attualmente attivi? Allora, il Mantello è dal 1994 che in provincia di Como sta vicino ai pazienti terminali e alle famiglie. Noi abbiamo scelto come loro di supportare le istituzioni, quindi lavoriamo per esempio a fianco dell'unità di cure palliative dell'SST Lariana con una convenzione, collaboriamo con la TS, con l'ufficio scolastico territoriale. Però io preferirei rimanere un po' più specificamente con gli stessi progetti che più o meno ha già così un po' delineato Furuto. Vorrei stare un po' più specificamente sul tema della consapevolezza, perché è un discorso che noi portiamo avanti da parecchi anni. Tentiamo, il nostro obiettivo è quello di contribuire a creare una cultura in questo campo. Siamo convinti che la consapevolezza delle nostre fragilità, dei nostri limiti, non si può acquisire così come per magia, no? A un certo punto della tua vita ti capita un evento e a quel punto lì tu improvvisamente diventi consapevole. Ecco, noi siamo convinti che la parabola della vita deve essere insegnata fin da bambini, partendo da questo così, ma proprio senza paura, senza remore, perché noi così siamo uomini, quindi come tale non siamo fragili, ma siamo uomini, quindi limitati. Da qui la nostra scelta, quindi, viste anche poi le rilevazioni del bisogno che hanno fatto i nostri professionisti, di coinvolgere in questo discorso le agenzie educative e tutti gli adulti di riferimento dei bambini. Abbiamo iniziato ormai da 6 anni dei progetti nelle scuole, il nostro formatore, le nostre 3 psicologhe hanno costruito un progetto di formazione per insegnanti. Siamo partiti con le elementari, le chiamo ancora così. Siamo partiti con la scuola elementare e con la scuola materna. Il nostro formatore e le 3 psicologhe dell'associazione hanno costruito un percorso per le insegnanti della scuola primaria, un percorso che aiuti loro a prendere consapevolezza del loro vissuto affinché siano messe in grado poi di capire la difficoltà dei ragazzi e dei bambini e gestirle. Diciamo che questo progetto è stato acquisito anche dalla Federazione Italiana di Cure Palliative, che lo sta divulgando fra tutti i suoi associati. Alcune poi delle insegnanti che hanno fatto questo percorso ci hanno richiesto espressamente un progetto concreto che comprendesse un'attività direttamente con i bambini e con i loro genitori, e qui sempre i nostri esperti hanno fatto 2 progetti, uno che va fino alla dalla prima alla terza elementare, uno per gli ultimi 2 anni, la quarta e la quinta, sempre sulla gestione delle emozioni e sulla gestione delle fragilità. È in studio invece adesso, e partirà con il nuovo anno scolastico, non questo, un progetto per la scuola secondaria di primo grado per le medie. Direi che questi corsi vengono, ecco, mi fa piacere di comunicare a tutti che questi corsi vengono erogati in provincia di Como dall'associazione gratuitamente, con il patrocinio dell'Istituto Scolastico Territoriale che li promuove in tutte le scuole, con il patrocinio della TS dell'Insubria e della provincia di Como. Mi sembra un aspetto importante, parliamo di consapevolezza, partire da un cambiamento culturale e partire proprio dalle scuole è fondamentale. Quanto mai importante. Direi che è un'esperienza sul campo, certo, questa, che abbiamo ormai cominciato. E nella serata verrà espressa, perché il format è quello di una tavola rotonda ma aperta al pubblico, e questo è stato il successo delle altre iniziative. Proprio alla fine abbiamo visto che abbiamo colpito nel segno, basta ascoltare una trasmissione televisiva o radiofonica e basta contare quante volte oggi il termine consapevolezza, certo, emerge in tutti i settori, per capire che questa iniziativa noi la vogliamo portare avanti, certo, e ci crediamo molto. Allora, brevemente, io vi ricordo,
21 settembre, a partire dalle 20.30 all'auditorium della Camera di Commercio, questo importante appuntamento di cui avete sentito parlare. Ancora un invito in poche parole, perché partecipare? Per essere messi in crisi rispetto alle proprie certezze da parte di persone che hanno affrontato la crisi e l'hanno superata e hanno acquisito una serie di strumenti, insomma, per essere più felici nella vita. Beh, direi partecipare, perché davvero secondo me si tratta di sfatare anche molti luoghi comuni, anche molte così idee che ci sono sul fine vita, su queste che non se ne possa parlare, che sia difficile da comunicare, eccetera, eccetera. Magari vedono che non è tutto così triste, è tutto così vero, ecco, in questo. E soprattutto i giovani sono già al di là di quello che noi pensiamo, e l'esperienza nelle scuole veramente dirà molto, perché è stata, qualcuno dice non si può fare, parafrasando la trasmissione Radio 24, tra l'altro è Federico Pedrocchi che lavora a Radio 24, che è un giornalista di scienza che condurrà il tutto. Quindi si può anche fare. Il collega che sarà presente. Dovremo vedere che si può fare. Porteremo delle esperienze, dei numeri anche proprio molto concreti di questi tentativi di farlo diventare un discorso anche proprio di applicazione pratica di un concetto teorico molto affascinante. E allora, amici di Ciocomo, non vi resta che partecipare. Ringrazio il dottor Furio Zucco e la dottoressa Erika Colombo di essere stati oggi sulle nostre frequenze. Grazie a voi di averci permesso di esserci. Grazie.